questo nuovo video della vita su Minecraft. Oggi, anche oggi, la farò io l'intro perché ho rubato il posto al mio papà per fare l'intro. Allora, volevo salutare tutti quelli che ieri hanno scritto hashtag vero burlone. Cercatelo anche oggi nel video che è molto importante. Qui sopra appariranno i commenti delle persone che ho scelto. Ed inoltre, ragazzi, oggi ho deciso che sceglierò il nome del mio gattino. Ho deciso di chiamarlo Fuffo perché molti di voi nei commenti avevano detto Fuffolo, Fuffino, Amfuffo, tutti i nomi del genere, quindi ho deciso di chiamarlo Fuffo. Siete d'accordo? Se siete d'accordo, scrivetelo nei commenti che almeno domani mattina alle 10:30 diamo ufficialmente il nome al nostro gatto. E niente, adesso vabbè, lascio la linea al papà che deve andare a vedere dalla maestra come siamo andati a scuola. Io spero che la maestra non faccia troppo la spia sul fatto che abbiamo fatto un pochino i cattivi, un pochino tanto i cattivi. Andiamo a vedere cosa dice la maestra riguardo Marcino, Marchina, Fochetto, tutti gli alunni, come sono andati a scuola, perché sono veramente curioso. Ma io immagino che Marcino, almeno in Marchina, si saranno comprati veramente bene. Ma sì, al massimo qualche arma qua e là, ma saranno andati veramente molto bene. Permesso, ding dong! Che noia! Ehi, ciao maestra, Marci, come stai? Ciao. Tutto bene? Ma sì, dai, tutto bene. Ascolta, ti volevo chiedere come sono andati i ragazzi ieri a lezione, visto che ieri è stata la prima lezione. Sì, la prima lezione, dai, è andata bene, sono stati abbastanza bravi, ogni tanto si sono buttati giù dalla finestra, ogni tanto hanno tirato fuori qualche arma. Sono entrati con la macchina, però cioè alla fine... Con la macchina, no, sarà entrato con il divano, con... Il divano, la macchina, sì, tutto. No, okay, è stato abbastanza... La prossima volta pensavo di farlo venire in aereo a lezione. Ok, però magari fallo parcheggiare parcheggiare apposito della scuola, sì, perché magari dico, in classe è un po' così. Comunque per il resto sono bravi sugli SCP, immagino. Dai, sì, vero? Sì, sono stati bravi, sì. Va bene. E, ma anche Mortina viene a scuola per caso? Ciao Mortina! Sì, anche Mortina viene a scuola, adesso sta dormendo, quindi non disturbiamola, che vabbè, una volta che dorme. Mi dicevi l'altro giorno che forse hai fatto una lezione extra oggi per chi ha, che per chi può venire, giusto? Sì, se Marcino vuole venire faccio una lezione extra anche per altri alunni, come va vuoi. Bene, faccio così, vado a sentire un attimino Marco se c'è Marchina disponibile, poi vado a avvisare. Ok. Vado a avvisare. Ciao. Marco! Marco, sei in casa? Per Messico? Ciao Marco. Uè, allora come va? Tutto a posto? Ho sonno, guarda. No, basta, ma almeno stretti sul divano, non per terra. No, è più freddo il pavimento. Comunque, ho sentito la maestra. Ha detto che i nostri alunni sono andati bene. A parte che c'era qualcuno con le armi. Immagino che sia Marchina con le armi. Tuo figlio, assolutamente. Secondo me, vabbè, quello che è, secondo me, entrambi potrebbero essere stati. Okay. Comunque, mi diceva la maestra che oggi c'è la lezione extra dell'SCP. Volevo sapere se Marchina era disponibile. Nel caso era disponibile, vado a avvisare Marcino, così poi vanno assieme. Che dici? Ok, sì, sicuramente sarà disponibile, sì. Tu sei contento di com'è andata? Cosa ti ha raccontato a te riguardo la lezione? Io in realtà con la maestra non ci ho parlato. A me ha detto soltanto che a un certo punto lei voleva ascoltare, ma c'era tipo gente che metteva i banchi in pila. Vieni con me, segui. Andiamo dalla maestra assieme, va. Maestra! Maestra, Madonna, che noia! Sempre passano. Sì! Oh. Ding dong, ding dong, ding dong. Allora, c'è qui anche Marco. Voleva sapere com'era andata Marchina a scuola. Ma Marchina è stata brava, sì. Oh, rispetto agli altri, è stata forse la più brava. Comunque, devo dire. La più brava, immagino, perché non aveva le armi per divertirsi un po'. Giusto? Esatto, beh, dici poco. Così, sai, meno male, meno male che almeno Marcino si è portato le armi dietro con fuoco. Ma che cosa stai dicendo? Fochetto e Marcino sono amici, vero? Ma immagino proprio questo. Sì, molto, moltissimo. Ma scusa un attimo, ma venite con me, andiamo a sentire. No, questo è l'ingresso per la piscina. Vabbè, facciamoci un bagnetto. Sì, e vai, che bello, sono andato anche a farmi il bagno. Spacchiamo un po' di staccionate. Ma perché devi spaccarmi sempre le staccionate? Mi Io scusi, non capisco. Matteo, Fochetto, permesso? Ma... Non c'è non Fochetto, ci sono. Ma non c'è Matteo, mi sa, No, ragazzi, è vero. Aveva detto che per questo mio weekend andava in India. Vabbè, fa niente. Vabbè, niente. Niente fuoco. Magari niente, non entriamo in casa altrui così senza permesso. Sì, infatti, Marco, io lo dico. Vabbè, io ho suonato il citofono qua. Anch'io. Bravo, vabbè. Bravo. Vado ad avvisare Marcino e poi arrivo. Vabbè, ci vediamo a scuola. Lo porto a scuola. Sì, salve, se volete maestro. Far venire i bambini a scuola c'è un'altra lezione. Ciao. Ok, ciao. Che bello, oggi c'è una lezione extra. Vado subito ad avvisare Marchina. Però oggi non so con che mezzo potrei andare, perché guardate un po', mi hanno rubato di... Ma il mio aereo dov'è? Perché non c'è più il mio aereo? Perché non c'è più neanche il mio elicottero fatto a sofà?
No, scusatemi un attimo, questa cosa non va bene. Aspetta, fammi spostare la macchina un attimino. Ah, qua c'è il mio sofacopter. Vediamo, perché non si apre il mio sofacopter? Perché non si apre il mio sofacopter? Scusatemi un attimo. No, adesso devo spaccarlo tutto per provare a riprenderlo. Perché non si spacca? Andiamo a vedere se ce n'è un altro. Vediamo se questo qui si... Ok, questo qui è un sofacopter. Allora, mettiamo il sofacopter qui, boom! E non si apre. Ok, l'elicottero ha funzionato. Cioè, l'elicottero, lo sports plane ha funzionato. Però non funziona il resto. E questa cosa non è per niente. Che cosa c'è qua sopra? Sports plane, ce ne sono altri. Ma io voglio il mio sofacopter. Perché il mio sofacopter non funziona? Riproviamo con questo. Se non funziona nemmeno con questo, fa niente. Riproviamo. Niente, non funziona. Vabbè, mettiamo benzina nell'aereo e vado da Marchina. Anche se Marchina in realtà abita qua di fianco, quindi fa, cioè, potrei anche non andare con l'aereo. Allora, aspetta che devo mettere un po' di benzina. Marchina, mi senti? Ciao! Marchina! Ehi. Sei fuori? Ti vedo, vieni, vieni. Ehi. Qua! Dove sei? Sono qui davanti a casa, vieni! Eccoti! Ciao! Ciao Marchina, ascolta, la maestra ha detto che... Vabbè, andiamo in macchina, va, vieni in macchina, su. Ok. La maestra ha detto che praticamente oggi c'è una lezione extra sugli SCP e mi ha chiesto di andare, solo che io non c'ho voglia. Ti va? Se appena lei si distrae un momento, scappiamo da scuola e facciamo la bravata. Oh, sì! Che bello! Va benissimo! Sì. Guarda, adesso parcheggio e parcheggio come nessuno mai sa fare, guarda, guarda che bravo. Aspetta che cambia anche la visuale per parcheggiare meglio. Vado all'indietro per bene. Marcino! Ok, Marcino, scendi che andiamo dalla maestra che è sopra e poi appena lei se ne va noi scappiamo dalla finestra. Ok, e messo... ciao Gianni 2! Ciao Gianni 1! Hanno detto che oggi potevamo venire per fare una lezione extra, quindi vabbè, stiamo andando. Ma qua c'è del cibo, cos'è che prendo il pane? Prendiamo il pane. Qua? Mangi di qua io. Pane. E vai, ho preso il pane, ok. Saliamo, entriamo. Permesso. Ciao maestra. Ciao Marcino. Ciao. Il mio tavolo è diventato rosa. Sei stato tu ieri, Marcino. Che schifo. Ma Marcino, puoi non iniziare subito a spaccare tutto quanto? No, aspetta un attimo. Ma Marcino, fai bravo, dai. Dai, su Marcino, fai bravo. Una lezione extra questa, non sarà tanto lunga. Ok, ecco. Va bene? Eccomi qua, sì. Va sì, bene. Sono qua. Però mettine bene le cose, che cavolo. Mamma mia, sei proprio disordinato. Vabbè, è storto sti cavoli. Allora ragazzi, come va? Avete studiato? Tutto bene. Sì, tutto io bene. Ho studiato SCP 096. Ah, bravo, bravo. Che cosa sai dirmi? Ieri sera ci ha spaventato mentre facevamo la nostra serata misteriosa vicino casa mia. E niente, praticamente lui è un uomo bianco che ha del sangue che gli esce dalla bocca e fa tanto tanto paura perché poi urla e quando urla fa paura, vero Marchina che fa paura? Fa un po' paura, fa, sì, però non rifarlo per favore. Niente, sei spaventato tu. Va bene, sì, bravi, bravi. Invece conoscete l'SCP-049? Sì, è il dottore! Il dottore, bravo, è il dottore! Maestro, pensate che nessuno sa cosa c'è sotto la sua maschera. Sapete aspetta. Aspetta, secondo me sa chi è che c'è? Secondo me c'è il papà di Fochetto, Matteo Fire e il dottore. No, non credo, non credo, non credo. Comunque, scusa Marcina, ma mi stanno chiamando Gianni e Gianni 2, credo di dover firmare delle cose. Arrivo subito, un attimo. Marcina! Era momento giusto per scappare. Aspetta, non mi piaceva per niente questa lezione, scappiamo? No. Da dove possiamo scendere? Aspetta, devi buttarti ed entrare direttamente in macchina. Guarda, faccio prima io. Uno, due, tre. Sono entrato. Uno, due, ok. Anche io. Ce l'andiamo. Vai. Mettiamoci qua e sentiamo la maestra cosa dice però prima. Sono tornata. Marcino, Marchina, dove siete? Dove siete andati? Ma quanto sono monelli? Ma... Quella macchina? Ehi! Voi due! Scappa, scappa! Scappiamo! Venite qua. Qui! Già lezione! Andiamo via! Scappa, scappa! Ok, ci ha persi di vista. Dove ci nascondiamo? Secondo te dovremmo tornare indietro? Sì, dai, povera maestra, dovremmo tornare. Cosa? Io torno con l'aereo, va bene? Così ma come con l'aereo? Sì, io torno con l'aereo, voglio vedere che cosa dice. Aspetta che ce l'ho qua l'aereo. Tu ce l'hai un aereo? No, io ti vado a piedi, ciao, me ne vado. No, ti do un aereo, ce n'è uno doppio, vieni qua. Aspetta. Oh, sì.
Guarda, questo è per te. Sports plane. E hai bisogno anche della benzina, però tieni. Ecco, vai. Oh, prendi. Ok. Grazie. Vai, sei pronto? Mettilo e ti aspetta. Aspetta. Martina, aspetta, vai. Hai messo un po' di benzina. Andiamo? Ci sei? Come si guida? Non ho mai guidato. No, l'ho guidato in aereo, però. Arrivo, eh. Maestra! Maestra! Ma chi è? Maestra! Maestra! Oh mio Dio! Arriviamo! Maestra! Marcino, ma ti pare di venire con l'aereo? Ma no! Anche tu, Marchina, pensavo fossi più brava. Ma oggi no. Oggi voglio usare anch'io l'aereo. Se lo usa Marcino, voglio usarlo anch'io. Ma cosa neanche sapete dire? Guidarlo, ma scusa. Come no? Guarda quanto sono brava. Hai finito, Marcino? Sì, però siamo riusciti a scappare da lei, maestra. Bravi, bravi. Adesso la lezione è finita, basta. Avete preso entrambi due e tre. No, ma come No, dai, tre basta. No. Ci può mettere sei, sapevamo le cose. Ho parcheggiato l'aereo qua in balcone. Ah, beh, brava, Marchina, dai. Quindi adesso me ne vado, ciao. Quattro. No, 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 è mio, maestra, è mio, no. È mio. Ho rubato l'aereo. Incastrato questo aereo, come hai parcheggiato male. Gli ho detto che l'ho parcheggiato in balcone. Ah, anche Marcino, ecco. Bravo Marcino. Ma mi pare di arrivare con gli aerei a scuola.